Il tema della scomparsa è particolarmente fertile sia che si voglia fare un thriller sia che si parli d'altro, come ci insegna Michelangelo Antonioni, che nel 1960 gira L'avventura, un film che nonostante il titolo è ben poco avventuroso, scompare Lea Massari e per il resto del film Gabriele Ferzetti e Monica Vitti la cercano. Ma una ricerca che progressivamente si sfilaccia, il mistero della scomparsa non verrà mai risolto, una cosa che tra l'altro frustrò parecchio il pubblico del Festival di Cannes dove il film fu presentato e fu fischiatissimo. Vinse poi il premio della giuria ed è un film che, ecco, non è scomparso, è rimasto nella storia del cinema ed è riconosciuto oggi come uno dei capolavori assoluti di Michelangelo Antonioni. Un'altra scomparsa, stavolta multipla, è al centro di Picnic Hanging Rock di Peter Weir, regista australiano. Il film si svolge in Australia nel 1900 e a scomparire sono tre ragazze, tre studentesse con la loro insegnante durante una gita scolastica. Di queste giovani donne solo una verrà ritrovata, ferita, in stato confusionale, incapace di ricordarsi che cosa diavolo le sia successo. Il film ci nega la soddisfazione un po' razionalistica di rimettere insieme tutti i tasselli del puzzle. Il mondo e la realtà non sempre sono disposti a farsi spiegare. E chiudiamo con Spurlos o The Vanishing, un film olandese di George Sloitzer, 1988. È un film che Stanley Kubrick definì ancora più spaventoso del suo Shining, perché Shining a suo dire era soltanto un film di fantasmi, mentre questo è un film molto realistico. È la storia di uno psicopatico che rapisce una ragazza e approfittando del fatto che il fidanzato di lei non si rassegna alla sua scomparsa e continua a cercarla anno dopo anno, lo attira in una trappola veramente diabolica. Questo non è un thriller, è un film molto drammatico che cerca di indagare le motivazioni profonde del male. Un film completamente senza speranza di cui lo stesso Schleutzer, 5 anni dopo, fece un remake negli Stati Uniti con Jeff Bridges, Sandra Bullock, Kiefer Sutherland e cambiando parecchio il finale. Io vi raccomando, se li vedete, di vedere entrambi i film. See you next Wednesday.